aziende che aderiscono al movimento turismo del vino e che partecipano a Benvenuta Vendemmia tengono tanto appunto agli enoturisti ad aprirsi in questo momento delicato per mostrare appunto quello che fanno, far sentire gli odori, anche i rumori, perché appunto le fasi in cantina possono essere anche concitate, è un momento particolare. Tutti gli eventi che si organizzano nella nostra regione si organizzano sempre con l'abbinamento della degustazione del vino, perché il vino riesce in qualche maniera ad inserirsi in qualsiasi contesto, dall'arte, la cultura, lo sport, la comunicazione, insomma con il vino si riesce a completare un evento che crea grande attenzione. Quest'anno sicuramente è un'uva più equilibrata, infatti l'annata soprattutto dei vini bianchi sarà sicuramente ottima. Per quanto riguarda i rossi anche saranno più equilibrati. Ripeto, non tutti i rossi abbiamo già iniziato la vendemmia, il primitivo qualcosa si è iniziato, qualcosina di Negramaro, anche se proprio all'inizio. Il Nero di Troia ci vorrà ancora un po' di tempo, insomma, per parlare delle uve principali. Comunque sicuramente un'annata più equilibrata rispetto a quella dell'anno scorso. Stanno promuovendo sempre di più sia nei media che nella carta stampata, sulla stampa specializzata, la Puglia, negli Stati Uniti, come hanno fatto in passato con la Toscana. Quindi c'è da aspettarsi nei prossimi anni un afflusso sempre maggiore di turismo americano nella nostra regione.